fine voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che il nostro programma è un programma di salute mentale, salute psichica e di disagio, ma anche di benessere, con buona musica, intrattenimento, per un'ora di informazione e arte e tempo libero. E ora passo direttamente alla prima parte dell'intervista con la nostra dottoressa Elda Toffoli. Buon pomeriggio dottoressa e benvenuta. Buongiorno a tutti e complimenti per questa bella trasmissione Interferenze che ascolto sempre naturalmente. Grazie dottoressa dei complimenti. Grazie. E vuole presentarsi un po' al nostro pubblico? Lavoro in questo settore da tanti anni, ormai incomincio a avere la mia età. E diciamo che dall'82 lavoro nel servizio psichiatrico di Bolzano. Ho lavorato prima nel centro di salute mentale di Via del Ronco, attualmente sono invece nel centro di salute mentale di Via Rosmini. È un lavoro che mi piace anche adesso, nonostante la stanchezza diciamo dell'età e del fatto che lo faccio da molti anni. E che dire, non so, ho una vita normale, ho un figlio, sono sposata. Come è nata la sua passione per questa professione? Beh, se vogliamo essere sincerissimi, un po' perché nella mia famiglia c'erano persone che hanno sofferto di malattie psichiatriche. Una sorella di mia nonna è stata ricoverata per anni in un manicomio ed è stata poi liberata da Basaglia quando ha fatto la sua famosa riforma psichiatrica. E quindi, bene o male, ero un po' influenzata anche da queste informazioni che mi arrivavano, dal fatto di essere andata una volta a trovare questa prozia ed essermi anche abbastanza impressionata nel vedere come vivevano allora le persone lì. Poi perché quando si fa l'università siamo tutti sempre un po' ipocondriaci, ci troviamo tutte le malattie possibili e immaginabili e naturalmente uno poi sceglie il settore dove si sente più debole, ma anche proprio penso per curiosità. Mi è sempre piaciuto interessarmi alle storie delle persone, per cui questa cosa qui aiuta molto in questa professione, essere un po' curiosi e interessarsi agli altri in psichiatria credo che sia una buona arma per riuscire a lavorare. Certo. Sì, lo credo anch'io. Benissimo. Io passo adesso direttamente alla prima domanda del tema, appunto, quando la tristezza diventa depressione. Ci spiega, dottoressa, quando è che la tristezza diventa depressione? Cioè, quando c'è questo passaggio, questo cambiamento? Ma guardi, una volta si procedeva molto a schemi, no? Per cui si diceva se un umore depresso, diciamo una tristezza, diventa molto intensa e dura più di tot giorni, la consideriamo depressione. Queste sono poi le classificazioni che sono tuttora in vigore. Però io mi pongo anche dei dubbi, nel senso che siamo stati un po' abituati a pensare che ad esempio un lutto non è depressione. No? Ultimamente si discute anche su questo, perché se noi consideriamo la depressione in base al livello di sofferenza che le persone provano, chi perde un figlio è molto depresso. Certo. No? Se invece lo consideriamo in base a dei parametri clinici, no, semplicemente convenzionali, può essere che qualcuno dica ha perso suo figlio, è normale, questo è normale. No? Io credo che il nostro compito sia quello di curare la sofferenza quando è troppa, qualsiasi sia la causa e se vogliamo anche andando ogni tanto al di là delle definizioni. No? Quando diventa quindi eccessiva? Quando è eccessiva o quando dura lungo. No? Però credo che i parametri siano la durata e l'intensità. Benissimo. Ecco, quando parliamo di depressione e invece quando di disturbo dell'umore? Ma allora, la depressione è un disturbo dell'umore. Diciamo che il disturbo dell'umore è la categoria che comprende tutto
tutte le malattie o i disturbi che riguardano l'umore, quindi la depressione, ma anche un altro disturbo che è così noto ormai, che è il disturbo bipolare, sì. Dove non c'è solo la depressione, ma c'è anche un eccesso di euforia, no? E, che è un disturbo appunto interessante per come si manifesta e anche perché ci sono molte persone note e pubbliche che soffrono di questo disturbo e quando sono nella fase euforica si riesce a riconoscere. Sì, quindi non è solo una normale essere lunatici, voglio dire, magari vabbè, oggi sono lunatico, però va bene, nel senso che ho i miei momenti di così. Cioè, è un problema che proprio si trasforma proprio. Beh, io si passa dalla depressione all'euforia e poi si accede al. Sì, io userei proprio un concetto di durata e di intensità. Durata e intensità. Benissimo. Come prevenire la depressione e come invece prevenire magari il disturbo dell'umore? C'è una possibilità di prevenzione oltre alla farmacologia? Si può intervenire? Assolutamente sì, secondo me. Io direi che intanto dobbiamo partire da una premessa, che ognuno di noi è una persona speciale, particolare, e usare delle ricette che vadano bene per tutti nel campo della sofferenza è sempre un po' rischioso. Quello che noi dobbiamo cercare di capire è come noi possiamo fare nella nostra specificità a mantenere il nostro punto di equilibrio. E per ognuno è diverso, per ognuno, ognuno ha il suo punto di equilibrio e io so che le cose che fanno star bene a me magari non sono le stesse che fanno star bene la persona che ho di fronte. Allora si tratta di capire quali sono questi elementi che ci fanno star bene, in genere alcuni sono generali, perché praticare uno sport è una cosa che fa bene a tutti. Sì. Avere degli amici fa bene a tutti, essere benestanti, non avere problemi gravi di tipo economico, non avere dei lavori che ci uccidono dallo stress, no? Sono tutti dei fattori molto banali che però nella loro banalità sono quelli che ci consentono di avere un nostro equilibrio. Noi siamo un po' come degli equilibristi che su questa corda dobbiamo cercare di non farci travolgere dal vento, dalle raffiche, no? Cercando di mantenerci in questo nostro equilibrio. Ognuno di noi ha da un lato quelli che possono essere, non so, i fattori genetici, il nostro modo di pensare, perché gli ottimisti per esempio tendono a star meglio dei pessimisti per vari motivi. E quello che ci succede nella vita, quello che ci circonda è anche importantissimo. Sono d'accordo. Su alcune cose non possiamo far nulla, perché sui lutti, sulle disgrazie, se restiamo disoccupati, chiaramente questi sono degli eventi che ci fanno star male. Però il nostro stile di vita quotidiano è una cosa che noi possiamo costruire pian piano, su cui noi possiamo fare molto. In questo senso noi possiamo prevenire la depressione perché abbiamo dei mezzi nostri, no? Per cercare di raggiungere uno stile di vita che ci accorgiamo ci fa star meglio, no? Di altri. Quale ad esempio appunto pensare positivo invece che negativo come priorità, oppure non so, darsi un po' una regola di equilibrio anche, no? Magari piccole tecniche con la respirazione anche, perché no, cosa ne dice? Diciamo che chiaramente se noi siamo tendenzialmente ansiosi, avere anche a disposizione delle tecniche per rilassarci va bene. Qualcuno può usare delle tecniche, qualcun altro si può mettere in una vasca da bagno con le bollicine, accende la musica, magari si mette lì qualche cioccolatino, non so, si crea un piccolo angolo di rilassamento. Non occorre sempre pensare a delle cure o delle terapie, a volte sono proprio anche dei piccoli trucchi dell'esistenza che noi possiamo scoprire che possono funzionare per noi. Infatti su questo ho letto proprio poco tempo fa, crearsi un piccolo spazio nella propria casa, un piccolo arredo, magari la propria camera, tenerla in ordine, ma anche una bella pianta nella propria camera oppure nel soggiorno, ecco, creare un po' dei piccoli spazi che diano soddisfazione e gratificazione.
sono sicura che possano aiutare. Invece io ho solo sentito che parlava degli strumenti, no Sabrina? Allora volevo aggiungere qualcosa, sì. Va bene, no? Perché diceva che ognuno deve poi imparare i propri strumenti che può utilizzare per prevenire la depressione, no? Però spesso si sente anche dire, vabbè, sono caduta nella depressione senza quasi essermi reso conto, no? Conto. Quindi questo forse non è vero, almeno penso che una persona forse debba anche imparare i propri strumenti, no? Proprio capire quali potrebbero essere i miei strumenti per prevenire. Una premessa la dobbiamo fare comunque, sì. Ci sono delle forme di depressione grave dove diciamo quello che possiamo fare noi è, non è tanto. No? Certo, possiamo alleviare o comunque cercare di stare il meglio possibile tra una crisi e l'altra, però ci sono delle forme gravi dove se non si prendono farmaci, dico, gli strumenti che abbiamo non sono sufficienti. Invece ci sono molte forme dove se noi... allora, l'esempio più banale che faccio, perché è ormai molto frequente, ci sono molte persone che hanno degli stili di vita, soprattutto sul piano lavorativo, per cui hanno un eccesso di stress che non riescono a smaltire. E queste persone arrivano con una richiesta di farmaci e si spaventano quando io dico lei si deve fermare, lei deve prendere 30 giorni di malattia, fermarsi e recuperare e trovare modo proprio di rallentare i suoi ritmi. Perché è una cosa che è talmente strana nel loro modo di pensare, ormai hanno proprio adottato uno stile che c'è anche molto richiesto tra l'altro, che non è uno stile sano, perché il nostro cervello non è cambiato molto rispetto a 100 anni fa e nello stesso tempo però ci continuano a chiedere dei ritmi che sono molto più veloci. Allora, anche il semplice fermarsi e riflettere, o fermarsi e cercare di prendere tempo proprio, è un'operazione che molti non riescono a fare. E credo che questo sia fondamentale. E lì noi possiamo fare molto. Se invece abbiamo da 20 generazioni una famiglia come quella di Hemingway, insomma, dove si sono suicidati diversi, chiaramente sono delle depressioni molto pesanti e il tipo di cose che possiamo fare noi sono minori. Sì, certo, ho capito. Diciamo che l'equilibrio si sposta verso la malattia più facilmente in quei casi lì, perché c'è anche un fattore genetico, un fattore familiare che incide molto. Certo, quindi c'è comunque una predisposizione familiare, certo, no? Che porta più facilmente, cioè il punto di equilibrio si rompe molto prima che rispetto a quello che può succedere a una persona che non ha quel tipo di predisposizione, che quindi può usare di più le sue strategie e anche con un funzionamento maggiore. Certo. Bene, io direi di fermarci magari un attimo con uno stacco musicale e poi passiamo alla seconda parte. La seconda parte della nostra intervista, dopo questo breve stacco musicale, con una splendida musica degli Eurythmics Sweet Dreams. E, bene, dottoressa, parliamo ora un attimo, un breve attimo, del disturbo bipolare e dell'umore, quindi... autunno, primavera ed estate molto calda sono i picchi, diciamo, del disturbo bipolare, dove chi ne soffre ne risente maggiormente. Come li vede? Come è una pillola, magari un suo consiglio, una pillola per stare bene? Beh, incominciamo allora dal disturbo bipolare. Come si diceva prima, è un disturbo che comprende anche delle fasi vengono definite maniacali, ma è un brutto termine perché uno si fa fantasie che non corrispondono a quello che vuol dire mania. Mania vuol dire un'esaltazione dell'umore. E la stagionalità nei disturbi bipolari, ma anche nei disturbi dell'umore in sé, cioè anche nella depressione, possono avere un andamento stagionale. No? Ci sono alcune persone che in specie in autunno e specie in primavera hanno facilmente delle ricadute, perché il cambiamento di stagione provoca in sé, è un evento stressante per queste persone, perché incide sui ritmi circadiani o comunque insomma
senza entrare nei dettagli, può scatenare queste. Però non è per tutti così, nel senso che diciamo che il cambio di stagione è uno degli eventi stressanti che su alcune persone può fare questo effetto qui. Può incidere, sì. Ecco, alcuni, diciamo che anche se è un argomento triste, il picco dei suicidi in genere è verso maggio, no? Più ancora che in autunno, e questo non solo in Italia ma anche in altri paesi, quindi diciamo che una certa stagionalità c'è. No? Quando si parte, quindi con l'inizio dell'estate, con i primi caldi. Ripeto, non si sa bene come funzioni, c'è sicuramente una relazione in autunno con alcune forme di depressione che sono legate alla carenza della luce. Se voi vedete, c'era anche la pubblicità nei paesi del nord di queste persone che girano con queste lampadine in fronte perché fanno questa light therapy, questa terapia della luce, cercando di compensare il fatto che la stagione e il luogo dove vivono ha delle carenze di illuminazione. Bene, come curare la depressione? Allora, curare la depressione, come ripeto, si diceva prima, ognuno di noi è un essere speciale, un essere particolare, quindi ogni cura, secondo me, deve essere molto personalizzata. Questo vuol dire che nelle depressioni gravi sicuramente tutti hanno bisogno di un farmaco, perché c'è un livello di sofferenza tale per cui le persone non sono più capaci di mettere in atto le loro strategie, non riescono più a fare una psicoterapia, non riescono più a svolgere, non riescono più a lavorare, quindi il farmaco serve a rimetterle in condizione di poter poi utilizzare le loro strategie. Quali sono queste strategie? Ognuno ha un po' le sue, però si sa con certezza che ad esempio l'attività fisica ha un ruolo importante e anche nel prevenire le ricadute, e ad esempio io noto spessissimo persone che interrompono l'attività fisica e che vanno in depressione per questo, soprattutto se erano abituate a fare attività fisica regolarmente. Un altro fattore sicuramente protettivo è avere molti amici, cioè non essere isolati. Negli anziani la depressione è spesso legata non solo all'età, ma anche al fatto proprio che l'isolamento fa stare male. Certo. Ognuno poi, ripeto, può trovare quelli che sono i fattori che sono positivi per se stesso, no? E quindi insomma bisognerebbe proprio farsi una sorta di tabella dove da un lato si mettono le cose che sappiamo che ci fanno star male, spesso lo stress da lavoro si può infilare in automatico in questa tabella, e dall'altra cercare proprio di capire con che cosa stiamo bene, quali sono la lettura, il cinema, i viaggi, dico, al di là delle cose che per tutti dovrebbero insomma funzionare, tipo appunto attività fisica, amicizie, un ambiente ricco di stimoli, no? Perché anche gli stimoli sono importanti, altrimenti ci spegniamo se non abbiamo delle cose piacevoli da fare, degli interessi. Però a me non interessa il calcio, no? Per me il calcio è un fattore stressante, mentre altre persone col calcio si rilassano e stanno bene, quindi è una ricerca individuale. Diventa proprio una ricerca individuale che col tempo si impara a personalizzare, credo proprio, e dando priorità proprio ai propri interessi, alle proprie cose che fanno stare bene. Certo. Invece tralasciare proprio tutta la negatività, proprio metterla da parte come si butta in un cestino la spazzatura, diciamo, un angolo, dire no, quella mi fa male, la devo fermarmi e non prendere in considerazione. E forse quando si fa un percorso di psicoterapia potrebbe anche fare parte di cercare le cose che fa bene per me con aiuto di un'altra persona. Certo, secondo me, almeno il consiglio che do io quando
una persona va in psicoterapia è di parlare col terapeuta proprio di quali sono i fattori protettivi per lui, e soprattutto di cercare di vedere se ci sono degli stili di vita da cambiare, perché certo. Si continua a dire che la depressione sarà la malattia del secolo, così, però non si fa una riflessione sul perché e sul fatto che sicuramente stiamo vivendo in un modo che forse non è sano per il nostro, per la nostra salute psichica. E questa è una valutazione che è sociale, qua, direi, no? Più che individuale. Sicuramente si vede adesso che il tipo di ambienti di lavoro è spesso stressante e patogeno. No? Ci sono sempre più persone che stanno male in ambiente di lavoro. E quindi se non si fa un intervento un po' anche generale o sull'isolamento delle persone, anche questo negli anziani l'isolamento è un fattore di rischio noto, no? Quindi queste sono cose che bisognerebbe tenere in considerazione, anche non solo un piccolo psichiatra che fa un intervento sul singolo, ma dovrebbe esserci una politica sociale che cerca di incidere su queste condizioni. Certo, no, no, infatti. Saper gestire i farmaci in modo autonomo in caso di ricadute è molto importante. Come si impara a farlo? Io credo per prove ed errori del paziente e dello psichiatra, nel senso che si cerca di capire pian piano qual è la terapia che funziona meglio e qual è la dose del farmaco che funziona meglio. La mia esperienza è che le persone, se si accorgono che un farmaco funziona, lo usano. Lo usano anche autonomamente, però deve esserci come presupposto la consapevolezza che si sta meglio usandolo, perché altrimenti uno non lo usa, no? E quindi collego proprio all'autostima, che è il senso di consapevolezza, cioè imparare proprio a responsabilizzarsi, a credere in sé, prima cosa, e poi al farmaco che fa bene, ecco. Come si ottiene l'equilibrio? Che allora è la domanda più, diciamo, il clou di questa nostra intervista. Diciamo che possiamo fare una sintesi di quello che abbiamo un po' detto. Ognuno di noi ha un suo punto di equilibrio, no? Come si ottiene? Io non posso dare consigli in generale, perché le ricette mie servono per me. Se io sto bene perché vado a camminare nel deserto due settimane senza vedere nessuno, credo che sia un consiglio che non posso dare a tutti. Altre persone stanno bene andando in discoteca, no? Però diciamo di prestare attenzione al fatto che ci sono delle cose che ci fanno star bene, perché se noi non prestiamo attenzione a questo, rischiamo di vivere la giornata lasciando passare le ore senza essere consapevoli di cosa stiamo facendo e di come stiamo vivendo. Allora questo è sicuramente importante, che noi ci pigliamo in mano la nostra vita e non la lasciamo semplicemente scorrere. Giusto, giustissimo. Quindi imparare a conoscersi meglio, no, Sabrina? Esatto. No? Più ci si conosce meglio, esatto, più si riesce a trovare cosa va bene per me. Esattamente. E non pensare, vabbè, se va bene per te, forse fa anche bene, però. Oppure una si sente in colpa perché non piace andare in discoteca, no? Cioè, no? Sì. Perché dice, ma è così bello. E invece no, bisogna essere onesta con se stessa, umile con se stessa, però quello è un percorso proprio da imparare anche, no? Che si fa nel corso degli anni proprio. Certo, e invecchiando funziona meglio. Sì. La maturità è sempre la miglior cosa. E direi che la pillola proprio per stare bene in assoluto, cioè questa. Invecchiare? Cioè il fatto di conoscersi e fermarsi a ragionare, fermarsi a prestare attenzione e responsabilizzarsi, quindi. E diventare consapevoli nel tempo, quindi raggiungere la propria autostima, il proprio benessere, ed è questo l'equilibrio. Grazie dottoressa, grazie a voi, è stato molto piacevole. Anche per me, anche per Irene, per tutti noi, e spero per i nostri anche radioascoltatori. Bene, un altro stacco musicale e ci risentiamo più tardi.